Questa estensione non è stata altro che una conseguenza della estensione di alcuni diritti fondamentali che erano stati richiesti dal liberalismo. Da questo punto di vista dico che se noi intendiamo la democrazia dal punto di vista procedurale o formale, come intendo io, la democrazia attuale è la prosecuzione del liberalismo, non c'è contrasto. Questo vuol dire che allora, come dire, il problema della democrazia sostanziale è stato, come dire, in qualche modo delegato al socialismo? Beh, è stato delegato, sì, certamente, l'affermazione della democrazia sostanziale è stata fatta inizialmente dai democratici radicali, tant'è vero che ho detto che all'inizio per democrazia si intendeva una società più egualitaria, però non c'è dubbio che la democrazia sostanziale è uno dei grandi temi del socialismo. Si può definire il socialismo come quella corrente di pensiero e di idee che ha cercato di riempire la democrazia, questa scatola vuota, veramente formale di democrazia, di certi contenuti che sono appunto l'uguaglianza non soltanto giuridica ma anche di fatto o come si dice sociale ed economica. E credo che oggi una certa tendenza verso un maggiore egualitarismo, vale dire una maggiore uguaglianza di tutti in molte cose, non dico in tutto, ci sia, questo non c'è dubbio, questa è una delle caratteristiche delle società contemporanee ed è indubbiamente un modo per dare sviluppo, per dare maggiore sostanza, maggiore contenuto ai regimi democratici. Dico che uno dei criteri in base ai quali si debbano distribuire i beni e anche il merito. Non dico che sia sempre soltanto il merito, ma anche il merito. Sì, certo. Ci sono certamente delle situazioni in cui non si può applicare altro che il principio del merito e della distribuzione secondo il merito. Per esempio, qual è? Nella scuola. Nella scuola lei capisce che non ha senso dare un voto uguale a tutti, non avrebbe alcun senso. Che scuola sarebbe? Si dà secondo il merito, capisce? Mentre di fronte a coloro che sono emarginati dalla società, il criterio non è certo quello del merito, ma è quello del bisogno, si dà secondo il bisogno. Non si sta a giudicare se quel povero vecchio ha più merito di quell'altro, si tratta di dare secondo il bisogno, cioè di dare di più a chi ha bisogno. Questi sono i due criteri fondamentali, il merito e il bisogno. Del resto lo stesso Marx, famosa critica al programma di Gotti, diceva a ciascuno secondo il bisogno. Sì, ma credo che siano stati solo così qualche utopista socialista dell'Ottocento a professare l'egualitarismo assoluto. Io quando parlo di egualitarismo assoluto mi riferisco soprattutto ai cosiddetti egualitari, a Buonarroti, Babeuf Buonarroti, il congiure degli uguali. Io volevo fare un'obiezione a quello che lei mi diceva poco fa, a proposito del rapporto fra la sinistra socialista, diciamo di matrice socialista, e lo Stato. Io, ad esempio, non credo che nei socialisti dell'Ottocento e nello stesso Marx ci fosse una concezione dello Stato sostanzialmente diversa da quella, diciamo, di matrice liberale. Cioè, voglio dire, anche se per motivi diversi, io noto un certo antistatalismo sia nei marxisti, diciamo, dell'Ottocento, sia nei liberali, sia negli anarchici. Cioè, voglio dire, mi sembra più una matrice comune che una contrapposizione. Beh, la collettivizzazione dei mezzi di produzione, che è uno dei punti fermi di tutto il socialismo, non soltanto del socialismo, ma tutto il socialismo, cioè l'eliminazione della proprietà privata, la sostituzione della privata con la proprietà collettiva, soprattutto in mezzi di produzione, conduce indubbiamente a forme di monopolio dell'attività economica che
non può essere esercitato che dallo Stato. Ti ho detto prima che forse da un punto di vista così, diciamo, filosofico, c'è un'antipatia più o meno equivalente tra i liberali, gli anarchici e i marxisti nei confronti dello Stato. Non glielo chiedevo, diciamo, per aprire una disputa teorica, ma solo perché forse questa antipatia storica nei confronti dello Stato ha fatto venir meno nella nostra cultura occidentale il senso dello Stato, cioè quel senso, come dire, del dovere verso la sfera pubblica che forse ha provocato tutta una serie di degenerazioni all'interno dello Stato. Non so, è come se è la questione morale che diventa questione politica, proprio perché culturalmente forse non abbiamo un profondo senso dello Stato nella nostra cultura politica. Ma sai, io credo che l'espressione senso dello Stato in complesso sia un'espressione vaga, generica, sa. Ci si richiama al senso dello Stato quando non si riesce a trovare una spiegazione di quello che avviene. Io non credo che ci sia, non ci siano mai stati delle classi e dirigenti che abbiano anteposto l'interesse collettivo all'interesse del proprio gruppo. Ora, che cos'è un interesse nazionale? Cos'è l'interesse collettivo? Cos'è il bene pubblico? Lei capisce che è estremamente difficile definirlo. In genere coloro che comandano, coloro che hanno le leve del potere, intendono per interesse nazionale, interesse collettivo, l'interesse preeminente e prevalente del loro gruppo. Questo è sempre stato. Anche nelle società democratiche vi sono gruppi di interesse, vi sono i partiti. Via la maggioranza che è composta di certi partiti ad esclusione di altri, quindi quello che noi chiamiamo l'interesse nazionale in una società democratica può darsi benissimo che sia l'interesse di quel partito, di quel gruppo di partiti, sempre meglio che l'interesse di pochi o l'interesse di uno, però non possiamo essere sicuri che questo sia veramente l'interesse nazionale. Ecco.